Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di The Binding of Isaac Heretic Mod. Io sono Leone e siamo qui oggi pronti a fare una nuova challenge. E per essere precisi, la challenge è Cockeyed. Ok, andiamo sul principale. È Cockeyed, challenge numero 9 della Heretic. Allora, non posso sparare? Oh, sì, però questa lettera è LZYY8JR7. Allora, abbiamo due famiglie. Spariamo 4 lacrime, non capisco il perché, molto probabilmente siamo con Joned. Ok, siamo con Joned, spariamo. Abbiamo danni normali e statistiche base. Tre cuori rossi. I nostri famigli fanno più danno. E oltretutto le nostre lacrime sono divise, cioè spariamo in diagonale a causa del Area Wizard Hat, che mi fa sparare come se avessi Area Wizard perenne. Non male, devo dire la verità. È un setup buono in confronto agli altri. Dobbiamo arrivare fino al cuore. Se riusciamo a ottenere aumenti di danno e di tears, saremo molto forti. Se otteniamo Rubber Cement, vinciamo. Se otteniamo Livingstone, siamo potentissimi. Se otteniamo roba buona, vinciamo, in poche parole. Voglio queste due bombe e faccio esplodere qua, semplicemente perché potrebbe droppare qualcosa. Ok. Finalmente la scuola sta finendo, lo so, lo sto dicendo spesso, però questo è lunedì, ho finito tutti i miei impegni e oggi potrò mettermi, mentre affrontiamo questo boss, lo dico, potrò mettermi a lavorare sui video delle teorie di Undertale. Sono molto contento di ciò, perché era da un po' che non ci lavoravo e la cosa non mi piaceva, perché ovviamente lavorarci mi piace, perché se no non li avrei mai fatti in vita mia. E quindi adesso posso finalmente rimettermi a lavorarci sopra. Tears Up buono per giunta. Questo è un grande Tears Up. Mi ha droppato cuori. Prendiamo e scendiamo giù. Comunque sì, finalmente potrò rimettermi a lavorare a quei video. E speriamo che piaceranno come discorsi. Sono quasi ai 15.000 tutti. Cioè 15.000. Forse quello della forza di Papyrus di più. Quindi va bene. Oh, interessante. Temperance non mi interessa. Il virus mi dà. Quando i nemici mi toccano, mi dà le lacrime che fanno colpi velenosi. Per il resto, come va, ragazzotti? Io lo chiedo ogni tanto. Ci sono video in cui chiedo come state, giusto perché sì. Io sto abbastanza bene, anche se ovviamente il periodo dell'allergia si sente. Infatti, sono perennemente raffreddato. Una cosa che di sicuro avete notato. Ma, Joker, posso ottenere sicuramente un patto col diavolo quando decido io. Ah, forse mi sa che lo prenderò qua. Comunque, sì, Joker mi dà un patto col diavolo a mia scelta. Piano a mia scelta. Begli oggetti. Grid, grazie per essere comparso. Perché hai dato fuoco a uno di quelli? Va bene, non lo so. Non prendiamo troppe monete perché potrebbe essere utile aver trovato Grid qua. Il saldi di Steam, buono. Tutti gli oggetti della partita adesso saranno scontati. Quindi converrà prenderli. Ottimo, veramente ottimo. Siamo 4 monete. Voglio alla pia quell'oggetto di prima, il PhD, mi dà una. Come si può dire? Mi cura la vita. Quindi, però lo prenderò pelo pelo. Che tristezza. No, dai, ho recuperato uno. Quindi dovrei ottenere una cura completa più le pillole che sono positive. Non completa completa, a quanto pare, perché non è al 100% completa. Però va bene, pillole positive perennementi. E so sempre che pillole positive perenni. E so sempre che pillole mi dà il gioco. Con questo Tears Up siamo messi tanto bene, perché in realtà spariamo una marea di lacrime. E se riusciamo a ottenere un oggetto buono sarebbe il Tractor Beam. Perché se riusciamo a ottenerlo, mi permette di sparare tutte le lacrime in un raggio che è davanti a me, sempre. E quindi dovrei fare molto danno. Vorrei un altro oggetto che c'è. Non mi ricordo che oggetto è, però mi ricordo che era un oggetto comunque interessante. Vabbè, ci lavorerò sopra per ottenerlo. Come sto facendo anche adesso. L'importante è riuscire comunque a battere il boss. Questi doppi famigli non so perché sono, ce li ho, non me lo voglio troppo chiedere, però comunque è utile la cosa, ci aiuta tanto avere uno sbarramento di lacrime così grande, perché sì, facciamo comunque molto danno, se riusciamo a aumentare il nostro danno poi saremo molto tranquilli,
nell'arco di tutta la partita con uno sbarramento del genere, perché praticamente i nemici, noi funzioniamo adesso come un qualsiasi altro boss, i nemici devono schivare noi e non è che noi ci dobbiamo preoccupare di colpirli. Sarà ma vero. Ok, Moon Spear aumenta il danno, l'altezza delle lacrime, non il danno, l'altezza delle lacrime e il range, quindi non è tanto utile. Usiamo il Joker per ottenere un patto. Oddio! Brimstone! Sparo 4 Brimstone! Va bene. Abaddon, 6 cuori neri più aumento di danno. Ok, no, me la evito perché non vedo l'oggetto. Quindi ritorniamo qui. E wow! Wow! Che patto! Dio, che patto questo! Questo è stato proprio un grande patto, un patto proprio bello forte. Cioè, non ho tante parole da dire. Vediamo cosa mi danno qua. Anche quell'oggetto è molto utile. Cioè, capite? Abbiamo il brimstone ora. Ne spariamo ben 4. Praticamente sciottiamo le stanze. Sì, possiamo dire così: sciottiamo le stanze. Ed è assolutamente figa come cosa. Non ho tanto da dire a per commentare quello che è appena successo. Spero che c'è la stanza segreta. Poi abbiamo Pandora's Box, che a seconda del piano dropperà roba importante, cioè oggetti più o meno utili. Peccato non possiamo prendere l'X-Ray Vision. Non mi conviene, quantomeno. Scendiamo giù. Siamo messi, cioè, troppo bene per essere una sfida. Perché questo primo patto con Satana, che rischiavamo di saltare, è stato qualcosa di estremamente eccezionale. O potete notare, cioè, spariamo 4 Brimstone. Ok? In diagonale, sì, però sono 4 Brimstone in diagonale che shottano quasi i nemici perché abbiamo anche tanto danno. Che cos'è questa? Un Rage Up inutile. Ora dobbiamo soltanto aumentare Damage Up e Tears Up. Per il resto, potete benissimo notare che la cosa sta funzionando tanto bene. Che culo enorme che abbiamo avuto. No, 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 non rompere le scatole. Maledetto, lui che si è proprio avvicinato con l'intenzione di farmi danno. Quella era una roccia tinta che mi dà un cuore di fede. E va bene così. Devo dire, questa partita nasce sotto i migliori presupposti. Vediamo se si svilupperà bene. Usiamo Telepills per uscire da qui. Ovviamente. E il Fear è dato sempre da. Che culo, mi ha teletrasportato qua dentro. Il Fear è dato sempre da. Come si può dire? Ah, che danno stupido che ho preso. Perché sono un deficiente. Ho preso un altro danno idiota. Ce la facciamo a eliminarlo. Ma che palle! Basta attirarmi. Non riesco a concentrarmi. Il Fear è dato dal Abaddon. Troppi danni e non devo prenderli perché sono in una situazione proprio eccellente, quindi non devo prendere questi danni così stupidi. Se riesco a evitarli, la vittoria è più che sicura. È proprio certa. Comunque, shop, saldi abbiamo, quindi posso entrare qua tranquillamente. Quello è un Rage Up, non mi interessa. Questo è un Schwartz, non mi interessa. Neanche quella lì è utile per noi. Facciamo esplodere anche questo. Magari ci aumenta le possibilità di patto, in teoria, anche se ovviamente ce abbiamo infinite, però potrei perderle per qualche motivo, quindi teniamoci sempre d'accordo. Ora, scendiamo qui sotto, affrontiamo questo nemico, non dovrebbe durare tanto. Il fatto è che mi devo abituare al brimstone sparato in questo modo. Se riesco ad abituarmi a questo brimstone, dovrei poter vincere in tranquillità, come ben notate. Però non è così semplice, cioè è più semplice a dirlo che a farlo. Ovviamente, come ogni cosa nella vita praticamente. Ci sono cose, poche cose nella vita che sono più semplici a farle che a dirle. Ok, Little Chad droppa cuori rossi, non è tanto utile. Quello là è utile perché mi dà 3 cuori neri e mi aumenta il danno. Quindi è buono, perché praticamente l'ho pagato 2,5 e ottengo 3. Niente male. Perfetto, siamo messi estremamente bene. Grotto 2. Poca vita, devo aumentarla, ne ho persa tanta in modo stupido. Quindi devo aumentarla con un po' di fortuna. Drop di cuori di fede. Un cuore rosso sarebbe ottimo. Ma non so se me lo darà mai. C'è un piano in cui il Pandora's Box droppa cuori di fede. Però non mi ricordo qual è. Di questi non mi interessa nulla.
meglio Pandora. Se c'era uno che mi dà cuori di fede, l'avrei preso. Però sì, bo bo seven Books of Seven Sins droppa oggetti a caso, con pick up a caso, quindi può droppare qualsiasi pick up ogni 4 stanze se non erro. Non è bruttissimo, perché ci sono gli altri libri erano peggio, tranne forse la Bibbia, però non ne vale la pena. Sottengo una Pertro, quella è una stanza obbligatoria. Sta cosa è scontata. Perché con una Pertro ovviamente entrare là dentro significa ricollare 5 oggetti, quindi fate voi il calcolo. 5 possibili oggetti buoni o brutti che possono salvare la mia vita oppure non fare nulla. E di certo è meglio di non avere nessuna possibilità come in questo caso. Il Brimstone così scoordinato è un po' duro, però può funzionare. Retrovision mi offusca la vista, non mi conviene prenderlo. Cioè, è utile alla fine, non è così male. Questa cosa mi fa vedere le stanze segrete, quindi la prendiamo. Ho sprecato una bomba. Mi piglio anche il cuore di fede, sì. Questo aver fatto esplodere quel mercante mi permette di aumentare la possibilità di patto. E ciò è buono. Molto buona come cosa. Oppure è una buona azione da fare, o è una bella cosa da sapere, o fuffa. Decidete voi. Questa curse mi sta debilitando le capacità cognitive, perché non capisco dove cavolo sono, però ci abbiamo fatto a raggiungere stanze sconosciute. Vediamo cosa mi dà qui. Tanti centesimi, buona a sapersi. Se avevo una bomba potevo recuperarne due. Peccato che non ne ho. Oh, ciao, salve. Potevo recuperarne più di due anche. Smettiamo di sparare, che devo fare un lavoro di fino qui. Grazie per le doppie bombe. Non mi interessano le altre, perché una per una non ne vale la pena perderci tempo. Ora, qui sotto c'era una stanza che richiedeva due bombe, però non mi interessa perché in realtà tre, se c'è il, come si chiama, il tappeto, che me ne richiede un'altra per giunta, quindi non mi conviene. Carichiamo, facciamo così. Ora, schiviamo, eliminiamo i nemici e andiamo avanti. Alla fine è una buona situazione questa in cui trovarsi, sono contento. Un po' difficile far funzionare bene i raggi di Brimstone, però se riusciamo anche soltanto. Oddio santo, come schivavo quella cosa di prima lì. Come la schivavo? Se riesco in qualche modo a far funzionare il tutto, tutto andrà bene. Ora facciamo così, non dobbiamo passare dai lati, se come avete notato, che sennò finiamo male. Premiamoci la chiave e continuiamo. The Hollow più Loki. Poverino, perché cioè, non sono durati nulla. Vabbè, Loki sì, perché ha un po' più di vita. The Hollow proprio morto. Oh, sto coso cosa fa? Tears al massimo. Tears al massimo con un setup del genere. Si diminuisce il range. Va bene. Chi se ne frega, perché il range con questo setup è inutile. Ciò significa che siamo messi benissimo con le tiers al massimo. Ora, continuiamo qui sopra. Eliminiamo questi nemici facilmente. E vediamo cosa succede. Secondo me, se riusciamo a trovare il danno un po' più alto, è fatta. Un'altra luck up più un cuore di fede. Che culo. Teniamoci da conto le stanze segrete, perché di solito le stanze super segrete sono vicine al boss. E il boss di solito è vicino al negozio, almeno molto spesso, non sempre così. Altra luck up, quindi un 3 di luck, che è ottimo. Più una marea di soldi, che è utilissima con il fatto che abbiamo gli sconti. E andiamo avanti. Lo shop è diventato obbligatorio, secondo me, per questo piano. Morite, vi prego, nemici. Sono molto contento quando ascoltate le mie preghiere, o le mie richieste, o le mie domande, o sinonimi che potete scegliere voi tranquillamente. I sinonimi per uno che fa video su YouTube, fidatevi, sono una cosa molto utile. Tanto utile, infatti dovrei tenermi. Dovrei andare io a caso, aprire il dizionario dei sinonimi e contrari, che non possiedo, quindi dovrei comprarlo, e cercarmi dei sinonimi a parole a caso, così almeno arrivo in un video e toh, so il sinonimo di arena distruttiva inclusiva. Non lo so che cavolo ho appena detto, però lo so, cioè io lo so, e quindi in un video te lo dico con tre sinonimi diversi.
So dirti ciao con cinque sinonimi diversi. Cioè, volete vedere quanto è utile nella vita una cosa del genere? Sì, è utile se fate, se parlate in pubblico. Non è utile se non parlate in pubblico. Entriamo qua dentro. Allora, per il trinket questo qua lo prendo. Vediamo cosa mi dà. La mano di scimmia. Potrebbe salvarmi il culo se sono pirla. Perché droppa a caso. Questo qua è retrovision. Ah, ricordavo male. E a sto punto mi compro anche questa. Giusto perché sì. Ah, death. Danno a tutta la stanza. Non è tanto utile. In questo caso non è servita. Range up. Inutile. Comunque, cosa fa la mano di scimmia? Se io sono a un cuore, o a mezzo cuore, non mi ricordo, forse a mezzo cuore, meglio la mano di scimmia di quello. Se io sono a mezzo cuore, la mano di scimmia droppa un cuore nero che io posso prendere per salvarmi la vita. Per 3 volte lo fa, quindi molto spesso può salvarvi se proprio siete in una situazione pessima. Facciamo così. E prendiamoci anche la chest dorata, che magari droppa qualcosa di utile. Un'altra luck up, buono. Un'altra chest dorata nella chest dorata, che droppa un broken magneto, che attira i nemici, i non i nemici, gli oggetti, i pick up irraggiungibili a volte vicino a me. Come ho schivato questo colpo. No, alla fine ho preso danno. E questo è magneto. Quello è un trinket, questo è un oggetto. Questo oggetto però funziona sempre. In poche parole, abbiamo ottenuto la versione più forte del magneto. Che culo. Assolutamente che culo. Ora continuiamo così. Chamber 2, camera 2, tipo. Non lo so. Non è propriamente camera, chamber. Anche perché, anche se la mia mente mi dice camera, ma non dovrebbe essere camera. Dovrebbe essere un'accezione al limite. Perché non mi hai aperto la stanza? Mi hai fatto sprecare una bomba. Grazie. Sono contento quando fai ciò. Prossimo piano. Pandora's Box dropperà due oggetti dei boss. Quindi diventerà utile usarla. Non mi interessa fare quell'arena, ora come ora. Se avessi una pillola per trasportarmi via, sarebbe utile. Andiamo in quella stanza grande, non volevo farla, come avete notato, ma a quanto pare sono costretto. Contiene nemici fastidiosi, devo aumentare un pochettino il danno perché ora sta un po' calando l'effetto distruttivo del Brimstone, anche se ovviamente abbiamo sempre più danno di quanto avremo nelle parti con le lacrime normali e anche una capacità migliorata di fare danno e oltretutto delle tiers ottime, anche se non troppo decisive. E oltre a questo, addirittura la buona volontà. Curve d'onno aumenta di 2 il mio danno. È ottimo come oggetto, uno tra i migliori trinket, secondo soltanto al cancer. Adesso primo con questo setup, secondo me, ma ovviamente è una mia idea. Andiamo avanti. Cosa stavo dicendo? Abbiamo un danno ora ottimo, abbiamo un buon danno, abbiamo tutte le statistiche ottimali grazie a Curvedor. Devo dire la verità, ad avere Mom's Box si sarebbe duplicato l'effetto, quindi era buonissimo. Mom's Box è, non l'ho detto, ma oltre a darmi un trinket, quando lo si usa, duplica l'effetto dei trinket in generale che possedete. Ok. È bella così. Saliamo qui sopra, vediamo. Glowing Hourglass. Non mi interessa. Questo è l'ultimo negozio, quindi facciamo così. Giusto per. E diamo soldi a questo coso. Perché potrebbe droppare roba utile. Sto zitto perché potrei rischiare di non ottenere nulla. Ok, cuori di fede. Grazie per il cuore di fede. Un altro cuore di fede. Menti? No, mento. Non mento sapendo di mentina. Una di queste qua, di queste carte utili. Una carta contro l'umanità. Qualcosa puzza. Cioè, allora, la carta contro l'umanità riempie una stanza di cacchette. Quindi, una stanza grande come questa, usarla significa incasinare la stanza. Oltretutto, ottenere una marea di drop. Perché far esplodere tutte le cacchette significa ottenere talmente tanti drop che starete bene per tutta la vita. Poi se prendete anche la Petrified Poop, che aumenta il drop delle cacchette in generale, potete benissimo capire che otterrete di sicuro una marea di roba. Infatti, in questo caso, abbiamo ottenuto tanta di quella roba che possiamo comprarci il pane per 70 anni e mezzo. Le ho fatte esplodere tutte le cacchettine? Penso di sì. Dai, adesso facciamoci arrivare questi cosi qua. Abbiamo ottenuto 2 luck up in una stanza, grazie a questa cartina. E quindi devo dire la verità che ne valsa la pena. Inoltre abbiamo ottenuto un cuore di fede almeno, forse 2. Tanto che non giocherò più con quella cosa. Ora, stanza super segreta, dov'è? In basso. Perché sono venuto qui?
Boh, ho dei problemi molto probabilmente. Sì, ho dei problemi, non è una cosa su cui posso scherzare. Ok, smetti di sparare un attimo. Facciamo così, ora, per uscire. No, una bomba non la spreco perché ho poche bombe. Molto probabilmente non mi darà neanche nulla, quindi vai. Salve mamma, ma se io metto così, tipo faccio 4 volte il mio danno? Ah, è 2 sì. 2 in teoria sì, statisticamente parlando, ma 4 volte non lo so. Ok, la Polaroid, perché mi protegge dai danni quando prendo danno e non ho cuori. Krampus dovrebbe durare poco. A ottenerlo prima, cioè dopo, sarebbe stato meglio, anche perché ha droppato la testa di Krampus che non mi serve. Cioè, Pandora's Box ottiene un effetto il prossimo piano e la uso ora. Pah, non sono stupido. Scendiamo qua sotto, usiamo la scatola di Pandora e otteniamo due oggetti dei boss. Ok, Stigmata, Damage Up, PHP Up, buono. E Mom's Lipstick, Range Up, non mi interessa, quindi. Va bene, abbiamo anche un cuore rosso. Non farà più l'effetto della Polaroid perché la Polaroid funziona solo con o mezzo cuore di vita o senza cuori. Quindi senza cuori rossi. Quindi, peccato. Ma ok, stanza segreta in basso, super segreta, quindi devo andare lì in teoria. Poi in pratica non lo so. Sono io o sono grandi? Per fortuna. Dovrei ringraziare il mio culo di averli bloccati, cioè di aver reso paurosi di me quei nemici, perché sennò ero fregatissimo. Dammi questa chiave, perfetto. È soltanto uno, quindi non è un piano grande e tutto è a posto. Aiutano a essere in un piano grande di solito. Perfettissima questa cosa, Explosive Diarrhea, droppo bombe a caso, non c'è il boss, non ci avrei scommesso. Peccato, Poker Fish inutile, meglio quello che abbiamo adesso, perché aumenta, cioè non aumenta, scusatemi. Abbiamo la possibilità del 50% di avere dei consumabili, più consumabili dalle ceste, cioè che le ceste droppano il doppio. Ovviamente ciò significa che se non azzeccate quel 50% in più, quella possibilità su due di avere consumabili in più, non ottenete nulla dalle ceste dorate, quindi aia. Ho preso quei centesimi, ho preso danno perché non mi aspettavo che esplodeva così in poco tempo. Va bene. I negozi non sono più utili. Ho una marea di soldi, veramente tanti. Complimenti, buona partita per i soldi. Due pillole, Ecstasy Forever, Boss Steel, Pale d'acciaio, due cuori di fede, Ecstasy Forever, posso vedere le stanze segrete. Praticamente le vedo già, quindi non serve a tanto. Eliminiamo questo nemico. Però mi apre la porta per le stanze segrete anche senza bisogno di utilizzare una bomba. Ho voglia di ritornare nella stanza segreta? No, non ne ho voglia. Perché è inutile. Questo momento della partita è molto completa la Leone. Completala, intanto è fatta. Quindi entriamo qua dentro e mi sa che a questo punto mi toccherà però comunque tornarci. Perché più o meno siamo lì. Visto che passiamo lì, c'entriamo. Però sì, è molto completa adesso, è inutile che perdiamo tempo. Entriamo qua dentro, non c'era nulla che valeva la pena vedere. Quindi, ok. Avevo ragione ad andarci. Siamo qua, il boss è qui. Ho sbagliato un po' di strade, però finalmente ci siamo arrivati. Questo brimstone veramente spettacolare. Semplicemente spettacolare. Abbiamo, credo, annientato la sfida. Ma proprio annientata completamente. Eroe Rage, speed e range up. Mi va bene per lo speed, era un po' lentuccio. Adesso andiamo a una velocità anche un po' troppo alta, però può aiutare. Ora, Ovaris 2, mettiamo qui dentro. C'è la stanza segreta che adesso aprirò, non vi preoccupate, volevo soltanto vedere questa stanza, anche se dovrei andare a destra in teoria. Dovrebbe essere in questa linea d'aria, no, completamente sbagliata, questa è giusta. Perfetto. E Grid, ciao, ti ho già affrontato in questa partita. Non mi sei sembrato granché, infatti. E sei morto subito. Andiamo a destra perché c'è la stanza super segreta. Ed è una regola implicita del gioco che non funziona sempre. Però è meglio di nulla. È meglio che non pensarci. Almeno abbiamo un riferimento, capito? Infatti c'è il boss vicino. Questa volta ha funzionato. Troll bomba, allontanati. Troppo lontana? No, c'era, ok. Tre carte, The Lovers, carta contro l'umanità di nuovo, The Devil, usiamo The Devil. Perché mi aumenta il danno per una stanza, grazie. Quindi io sparo questo. Va bene, facciamo così. Grazie. Cioè io mi metto qua. Faccio 4 volte il mio danno, sì, più o meno.
Non vedo bene i colpi. Infatti sono preoccupato. Ah, mi aspettavo l'altro lato, maledetto. Un danno me lo deve dare sempre. Abbiamo completato. Cioè, 22 minuti. Il video in realtà dura esattamente 25, quindi direi che mi va benissimo. Quindi questa sfida era molto semplice per il setup che avevamo. Molto probabilmente senza questo setup eravamo messi peggio. Che culo. Quindi cosa posso dirvi, ragazzi? Per questo video qua da Leone è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto il video vi ricordo di iscrivervi, commentare e lasciare un mi piace. Ciao a tutti ragazzi, a un prossimo video. Ciao!